Traders e investitori, benvenuti. In questo video vedremo come inviare un ticket dal nostro account di Interactive Brokers. Una volta che siamo entrati nella nostra pagina principale del sito di Interactive, abbiamo inserito le nostre credenziali. Volendo possiamo mettere la lingua in italiano. In che modo? Cliccando sul globo che è in alto a destra e prendendo appunto italiano. Il percorso da fare per inviare un ticket su Interactive è assistenza, quindi penultima voce in alto nel menu in barra blu, e poi centro messaggi, la prima voce. Aspettiamo che carichi tutti quanti i dati. Nel centro messaggi dobbiamo prendere il pulsante verde che è crea, e successivamente, volendo si può mettere anche a tutto schermo che è molto più comodo, dobbiamo seguire tutti i vari passaggi, ovvero richiesta correlata al conto, mettiamo il nostro numero di conto senza la lettera F, così andiamo subito direttamente ad una risposta. Poi in categoria prendiamo che tipologia di categoria selezionare, se servizi conto, se abbiamo problemi con ordini, un'assistenza tecnica, insomma in base alla richiesta. Una delle richieste in particolare riguarda il PDT, il pattern day trader, che è una legge americana. Se dobbiamo farci sbloccare il conto per il pattern day trader, prendiamo la voce servizi conto. Successivamente scegliamo un argomento alla destra e, sempre facendo l'esempio del pattern day trade, prendiamo una voce riguardante la regolamentazione di tutto quanto. Successivamente gli diamo un breve riassunto del problema, quindi un titoletto. Infatti il limite massimo sono 100 caratteri, quindi anche in italiano va benissimo. Richiesta care PDT, e nella descrizione dettagliata andiamo a inserire il nostro testo. Volendo possiamo anche inserire fino a due file in allegato. Una volta che abbiamo compilato il tutto, clicchiamo sul pulsante verde che è invia. Tempo tecnico di risposta da parte di Interactive, comunque viene anche notificato via email che è stato risposto un ticket associato a questo numero di conto. Così abbiamo sempre a portata di mano e sappiamo istantaneamente quando Interactive appunto ha risposto.